La Regione Veneto è pronta ad affrontare la seconda fase della crisi epidemiologica da Covid-19. Per combattere al meglio la sfida autunnale contro l'infezione da SARS-CoV-2, la Regione Veneto ha implementato le strutture sanitarie riservate alla cura e alla gestione dei pazienti Covid-19. 13 ora, i Covid Hospital attrezzati per tutte le esigenze assistenziali dei pazienti Covid-19. Sono gli ospedali di Belluno, Vittorio Veneto, Dolo, Jesolo, Trecenta, Schiavonia, Sant'Orso, Villafranca e Borgo Roma a Verona, ai quali si aggiungono le 4 strutture private accreditate: Casa di Cura Pederzoli, Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Verona, San Camillo a Treviso e Villa Salus a Mestre. Il 22 ottobre è stato ulteriormente incrementato il numero dei posti letto di area non critica dedicati a Covid, arrivando a prevedere l'utilizzo di 6.000 letti nella fase di emergenza acuta e fino a 1.000 posti letto di terapia intensiva. Oltre all'aumento dei posti letto, sono stati predisposti ulteriori monitor per il controllo delle funzioni vitali, ventilatori polmonari, pompe infusionali, caschi e maschere per l'ossigeno, umidificatori attivi e per l'ossigenoterapia e sistemi di biocontenimento Isolation Room. Ingenti gli investimenti della Regione Veneto in termini di risorse per assicurare ad ogni paziente affetto da Covid e non le cure necessarie. Per questo, a supporto dei 13 Covid Hospital, è stata instaurata una rete di strutture sanitarie in grado di garantire l'assistenza ospedaliera di cui i malati hanno bisogno. È stato inoltre effettuato un potenziamento degli operatori sanitari in tutte le strutture sanitarie del territorio regionale. Infermieri, medici e gli operatori sociosanitari. Nei magazzini della Regione Veneto sono state acquistate attrezzature di protezione indispensabili per le attività ordinarie e ospedaliere: calzari, camici, cuffie, gel igienizzante, mascherine, occhiali e visiere, tute protettive. Regione Veneto contro il coronavirus.